Ferragosto a tutti, amici miei. Oggi faremo una gita e vi porteremo. Oggi è Ferragosto e quindi vi faremo una gita e vi porteremo. Eccoci, dicevo. Ci siamo fermati un attimo in autogrill. Comunque stiamo andando in direzione Rocca Calascio. Non ci siamo mai stati. È da un po' che la vedevamo, però non avevamo mai l'occasione di andarci. Oggi abbiamo detto, vabbè, perché non andare oggi, visto che non sapevamo che cos'altro fare. Quindi, da dove abitiamo noi ci vogliono 2 ore e mezza. 2 ore e mezza. 2 ore e mezza, però comunque adesso tra poco usciremo nell'uscita Giulianova, che è l'uscita in cui si esce per andare in quel posto. E poi niente, vi porteremo con noi, vi farò vedere un po' gli spezzoni e fatemi sapere però che cosa avete fatto voi o che cosa fare, che cosa avete fatto, perché tanto il video poi uscirà, che cosa avete fatto a Ferragosto, come lo avete passato, come lo avete festeggiato. Siamo su questa strada, che è una strada a pagamento. Questa strada praticamente porta anche a Campo Imperatore, l'abbiamo già preso una volta e è super strada, come si dice, vero? Strada. Sì. E dopo l'uscita di Giulianova si va verso Teramo, mi sembra, e direzione tipo Roma, L'Aquila, una cosa del genere. Poi si prosegue. Poi a un certo punto c'è un tratto di questa superstrada a pagamento, quindi noi già ci siamo dentro. E qui ci sono praticamente le montagne. Quello dovrebbe essere il Corno Grande. Esatto. Poi c'è il Corno Piccolo e altre montagne non le conosco. Siamo già stati tanti anni fa, ecco vedete qua, la direzione Aquila, Roma e dopo invece qua c'è altre località. Ci siamo già stati una volta e abbiamo fatto il trekking, però siamo andati solo sul Corno Piccolo, mi pare, vero? No, era Corno Grande, ma non l'abbiamo fatto fino alla fine. È vero, sì, solo un po' più basso perché è un po' stancante e anche faticoso, quindi bisogna andare, deve essere un po' allenati. Perché c'erano dei sentieri di percorso un po' più difficili, però alla fine mi ricordo che era stato bello, era la prima volta che andavamo e quindi ci siete mai stati voi, fatemi sapere. E poi ci sono gli arrosticini che si mangiano molto. Cioè, non sono un amante degli arrosticini, devo dire la verità, rispetto a te, però non so perché, ma adesso mi ha preso un po' voglia di mangiarli. Qua li fa buonissimi. Perché qua sono buoni, più buoni del solito. Vedremo oggi che cosa mangeremo, non lo so, infatti se c'è un panino mangerò un panino, altrimenti vedremo quello che ci sarà lì. C'è Rocca Calascio, che adesso arriveremo. Comunque si sta bene. Oddio, cazzo. Sta benissimo. Fresco. Sì, ma perché viene così? È un brutto telefono. Eccoci. Dai. Comunque vi metto un po' di clip così nel mentre, senza che parlo sempre, ve lo lascio e potete vedere tranquillamente. Poi più tardi mangeremo, penso, un panino, vediamo. C'è vari punti per mangiare comunque.
che dal paese si trova a un quarto d'ora. Quindi, vabbè, dopo vi spiego meglio tutto. Per i cappelli, per cani. Ecco, ci siamo arrivati alla Rocca. Rocca Kalash. Rockefeller. Volpino presente. Ma prima lui che no? Sì, sì, forte, va forte. Ok. Quindi manca solo più al ghiacciaio qui, perché se mi è bella femmina l'altra volta prima. Eccoci amici, adesso siamo andati via da Calascio. Comunque consiglio a tutti, se dovete venire a vedere la Rocca, di prendere il biglietto per il minibus, che passa veramente in pochissimo tempo, quindi non dovrete manco aspettare tantissimo, perché passano in continuazione. Costa solo 2 all'andata, 2 al ritorno, quindi 4 euro. Noi siamo in due, abbiamo speso 8 euro totale. Anche il cane? Anche il cane non paga, ovviamente. Però molto comodo, perché appunto per arrivare al borgo alto di Calascio, perché questo non era Calascio, questo è un altro borgo che sta giù. Questo è Calascio? No, Calascio è quello, è. Ma quella è la Rocca Calascio. Questo è Calascio. Ah. Quindi per arrivare prendete l'autobus da Calascio, c'è la biglietteria, fate il biglietto, poi andate nel punto dove la partenza dei minibus e ogni biglietto è numerato, cioè l'addetto che chiama il biglietto, e quindi potrete salire. Molto comodo, quindi devo dire nessun tipo di problema. Non l'abbiamo preso perché cioè comunque è caldo, cioè ci si poteva arrivare a piedi. Ma si fa prima, anche perché sono sì, a cambio imperatore, infatti, quindi per essere più per una questione di comodità, e poi non avevamo neanche le scarpe da trekking, poi anche un po' per cioè non avevamo voglia di camminare così tanto. Abbiamo preso l'autobus, dopo siamo andati al borgo di Rocca Calascio e dopo lì ci sono anche dei punti di ristoro, quindi appena vedete subito il borgo, arrivati su, ci sono dei punti di ristoranti, bar, che potete mangiare quello che volete. Poi continuando, proprio sempre la strada molto facile, basta che proseguite sempre dove vanno le altre persone, c'è un piccolo sentiero sterrato, quindi non difficile, è molto facile, non serve l'abbigliamento da trekking alla fine. Poi arriverete subito, vedrete il tempio alla vostra destra, molto bello, e poi vi lascerò comunque nel video sotto come si chiama, perché non ho presente. E invece alla vostra sinistra, se proseguite, potete andare sia da una parte che dall'altra, ci si può anche arrampicare tra i massi, ecco. E se no c'è un piccolo sentiero e arriverete alla Rocca, molto carina. Si può visitare anche all'interno, è ingresso libero, però potete lasciare un'offerta libera e salite fino in cima. Però secondo me la vista anche dal basso è molto bella, quindi non è che se arrivate in alto chissà cosa vedete, cioè molto bella anche dal basso, ci sono vari ruderi e niente, quindi questa è Rocca Calascio. E quindi molto fattibile e niente, insomma, questa era stata la nostra visita. Dopo lascerò tutte le clip prima di questa clip. E niente, adesso ci stiamo dirigendo verso Campo Imperatore, perché poi andarci e andremo a mangiare i rosticini. A mangiare i rosticini, abbiamo preso un tagliere e basta, non abbiamo preso il panino. Qui siamo a Santo Stefano di Sessagno. 1200 metri. Sì, comunque fatemi sapere se ci siete stati, che cosa, se vi è piaciuto, se
vi è piaciuto, insomma, fatemi sapere nei commenti, perché questo video sarà un video proprio incentrato sul Ferragosto, cioè che cosa ho fatto oggi e basta. Quindi no, non includerò altri clip. Eccoci qua. Siamo in una situazione un po' che un po' strana, perché dobbiamo fare il rifornimento. Allora andiamo a, siccome che è lì quell'appunto Campo Imperatore, insomma quella zona di montagna, non ci sono i distributori, perciò ci siamo scesi. Non trovavamo un buon distributore, abbiamo visto il primo distributore vicino rispetto a dove, diciamo, la parte bassa, lui già ritornando in una zona un po' più... C'erano tre questi qui, allora, Enemy Station. Sì, in una zona un po' dove c'erano dei bar, così. No, fra poco rimaniamo a piedi, c'è rimasto esatto. Poco, c'è sempre riserva da Campo Imperatore. Esatto, andiamo, siamo all'Aquila. E siamo quasi all'Aquila. In riserva. Siamo andati in due distributori, tutti e due che non funzionano, guasti, quindi non si può fare il self service, cioè comunque un disservizio enorme, perché quanto è grossa, in senso, una zona così, sia per le persone che ci vivono sia per i turisti, che comunque una cosa turistica, cioè come mai la benzina non c'è? Boh, noi proseguiamo, adesso abbiamo chiesto informazioni, speriamo che andiamo in un altro posto. In teoria ci dovrebbe essere, però veramente una cosa, un disagio enorme. Adesso vediamo, poi vi aggiorniamo. Eccoci, allora, risolto tutto, abbiamo fatto benzina, finalmente. E, però, ecco, c'è stato, diciamo, questo piccolo disagio, quindi se venite qua, mi raccomando, fate il pieno, perché non ci sono. Sì, esatto, il pieno che almeno vi dura sia l'andata che il ritorno, perché poi non c'è nessun distributore, non c'è neanche se si prende quell'auto, quella piccola superstrada a pagamento, quindi mi raccomando. Comunque, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, che comunque sia stato interessante, se qualcuno ha delle domande può scrivere tutto sotto nei commenti, che risponderò. E niente, ci rivediamo al prossimo video e mi raccomando, lascia un like. Iscrivetevi al canale e niente, io vi auguro spero che abbiate passato un buon Ferragosto, ci rivediamo al prossimo video, ciao!